In attesa della presentazione di Asta e Repetto, prevista per lunedì allo stadio Bonolis in casa Teramo, iniziano le manovre per capire quali saranno le conferme della rosa e quali dovranno essere le uscite per snellire l'organico e alleggerire i conti biancorossi. Partendo dai portieri, si farà un tentativo col Foggia per riavere Narciso, che ha avuto un grande impatto dal suo arrivo e sembra essere un giocatore potenzialmente in grado di calarsi perfettamente nel ruolo di Chioccia. Dal Pescara invece tornerà sicuramente Tomas Calore, che probabilmente potrebbe avere la prima opportunità di una stagione da titolare tra i professionisti dopo un anno da dodicesimo. In difesa certi Caidi e Speranza, la batteria ed esterni va certamente rinnovata. Probabile l'addio di Imparato, mentre il contratto di Camilleri è in scadenza a fine giugno e certamente non sarà rinnovato. Gli altri sono da valutare, a partire da Stefano Scipioni, passando per Sales, Carcalis e Altobelli, questi ultimi due in quota Pescara, che potrebbero tornare anche loro di nuovo in biancorosso. A centrocampo i nodi più grandi sono quelli legati a Spighi e Carraro. Per il primo bisognerà valutare se fisicamente è in grado di dare quelle certezze per poter garantire un numero di partite superiore rispetto a quello garantito quest'anno. Per il secondo il discorso è differente, perché sarebbe di difficile collocazione nel 4-3-3 pensato da Asta. Di Paolo Antonio invece il pezzo pregiato, e si spera che non arrivino per lui proposte irrinunciabili, mentre lo svincolato Amadio firmerà a titolo definitivo col Teramo. Il discorso fatto per Spighi riguarderà anche Mirko Petrella in attacco, mentre Tempesti sembra in uscita. È intoccabile Fratangelo, che rappresenta il presente e il futuro del diavolo. Da valutare invece la questione relativa a Marco Sansovini, e sarà un tema questo che porterà via qualche giorno prima della soluzione definitiva. Barbuti invece sembra poter strappare la conferma, magari non con il ruolo da titolare assicurato, ma per giocarsi una maglia da titolare durante la stagione.